come hanno fatto con questi. No, la cassetta, cioè mi hanno rubato la cassetta. Ma che stronzi, ma mi piacevano quelle canzoni. La cassetta? Mi spaccano il vetro, mi rubano il telefono, l'autoradio e tu ti preoccupi delle canzoni. Vabbè, mi dispiace, non me ne ero accorta. Ma non è vero che ti dispiace. In questo sei uguale a mio fratello. Voi ve ne fregate degli altri. La informo che da questo momento lei può avvalersi della facoltà di non rispondere. Pezzo che affare. Non esagerare. La prego di spiegare al suo cliente che io sono un sostituto procuratore della Repubblica, che lui è un imputato e per questo lo sto interrogando. Sì, ma non è che... Gli spieghi anche che deve rispondere alle mie domande se vuole, ma non è autorizzato a fare commenti né a rivolgersi con un tono diverso da quello previsto dai rispettivi ruoli. Glielo spieghi. Perché non lo tollero. Da lui né da nessuno. Ecco. Bene. Questa è la copia del mandato di cattura emesso in data 12 giugno 1989 e non eseguito per irreperibilità dell'imputato. Lei è stato latitante per circa un anno. Dove si è nascosto? Latitante. Su questo punto vorremmo tornarci più tardi. Avvocato, qui non facciamo mica avanti e indietro. O risponde o si rifiuta. È una settimana che c'è questa tosse maligna. Si sente tutto da sopra. Lei ha una spiegazione, avvocato? La spiegazione è semplicissima. Il tribunale era così convinto della presenza di altre persone da modificare il capo di imputazione originario. Pelosi non è solamente colpevole di omicidio volontario, ma di omicidio volontario in concorso con ignoti. Ma come? Questa è una notizia di reato che impone l'apertura immediata di nuove indagini e voi impugnate proprio questo punto. Ma allora è evidente che le indagini non si vogliono fare. E perché saremmo così cattivi? Perché la versione di Pelosi, del povero ragazzo che uccide per difendersi da uno sporcaccione, fa comodo a molti. Fa comodo a chi? Senta, io non so i nomi di chi ha ucciso Pasolini. Dietro ci potrebbe essere di tutto. Padruncoli, rapinatore, fascistelli che volevano dargli una lezione. Oppure qualcuno di quelli che lui aveva messo sotto accusa. Sono un cretino, ho fatto un casino. Mi sono innamorato di Bianca. È rimasta incinta. Fanny è rimasta incinta. Lascia, dai, lascia. Sembrava incinta, ma ti ricordi? Le cartelle che si erano confuse. Sì. Ho lasciato perdere Bianca. Sì, ascolta, però adesso sei un po' ubriaco. Voglio dire, con Fanny adesso è tutto finito, no? Finito. Bene. Tu sei ancora innamorato di Bianca? Sono ancora innamorato di Bianca. Sì. Non sono un menestrello che viene sotto al balcone, cantando il ritornello su una triste canzone. Io bevo il vostro cuore, non vendo illusioni. Io so che nell'amore è tanta canzone. Delle bimbe innamorate, gli avanzi compate, alle immagini con capore, un bacio d'amore. Avanti! Giulio Scarpati. Eccolo qui, buonasera. Salve. Buonasera, buonasera. Che piacere averla qui. Abbiamo visto solo una piccola parte perché era praticamente impossibile. Vediamo se riusciamo ad avere un microfono, un altro microfono, così parliamo. Ecco, ecco, parliamo tranquillamente.
un po' difficile, dicevo, riuscire a insomma, ecco, a ridurre tutta una carriera, insomma, lunghissima, ma che ancora ha molto da dire e da dare, insomma, ecco. Me lo auguro, sono contento di questo, di questa, anche di queste poche cose viste tutte insieme, anche perché sono film, alcuni film con cui sono molto legato, Il giudice ragazzino, ovviamente, sì, più di tutti per la storia del magistrato Rosario Livatino, del modo con cui è stato barbaramente ucciso, e anche delle dinamiche che anche da questa scena si evincono di come Cosa Nostra è dentro, magari, e sopra il palazzo della casa del magistrato, che deve convivere con queste realtà. Quindi, insomma, ovviamente raccontare poi l'esperienza e la storia, la vita tragica di una persona realmente esistita è un peso ancora maggiore, perché devi raccontare qualcosa che tocca da vicino anche l'affetto delle persone che sono care della, certo, persona morta, insomma. Ecco, quando lei è arrivato a questo film, no, aveva già la base, una serie di esperienze nel teatro, ma anche nel cinema, e ha vinto tutti questi premi, no? È stato allora che ha capito che questa era la sua strada, o l'aveva capito già da tempo, insomma? Beh, diciamo che il premio aiuta a capire, i premi aiutano a capire, e mi è capitato anche in teatro, quando ebbi il primo premio, il primo riconoscimento per uno spettacolo che mi piace ricordare, che era Orfani con Sergio Fantoni e Ennio Fantastichini, e questo riconoscimento, il riconoscimento ti fa capire che sei sulla strada giusta. Non sempre noi riusciamo a capire quello che facciamo, la direzione, ma c'è una direzione, una logica ovviamente nelle scelte che uno fa, e spesso il premio, ma anche la critica, visto che parlo alla giuria, è importante per farci capire quello che magari in quel momento può non essere giusto, o comunque diventano delle spie in qualche modo, per cui il premio è una spia che ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta, ma alle volte invece una critica può, sollevando dei dubbi, può darci anche la capacità di poter anche ripensare, perché certe volte la vita di un artista è anche fatta di tante scelte, quindi alle volte, se sei fortunato, e questo, sì, voglio dire, che poi il fatto che gli attori possano scegliere le parti deriva anche dalla fortuna di avere la possibilità di scegliere. Non sempre all'inizio della carriera puoi scegliere, fai quello che ti arriva uno spettacolo teatrale, lo fai, perché è quello, non ce ne sono alternative. Però, insomma, alla fine è importante proprio. E lei, fra tutti questi personaggi che ha fatto, ce n'è qualcuno che magari voleva fare e che non è ancora riuscito a fare? Ma tantissimi, tantissimi. Devo dire, lo so che adesso dico una banalità, ma insomma, credo che sarei un grande criminale, ma va bene, non importa. Cioè, so che potrei anche uccidere, voglio dire, no, nella finzione intendo. Però nel senso, cioè, che certe volte c'è una certa banalizzazione dei ruoli, pensando che... Perché lei ha un viso molto angelico. Angelico, ma guardati, ma non ti hanno, sì, detto, perché... guardati dagli uomini angelici, da piccola, sì, te l'hanno, sì, detto, vero, ecco, insomma, io penso che in realtà è per un attore importante, no, variare, fare cose anche diverse, certe volte è non far diventare gli attori maschere, nel senso dentro un solo ruolo, ma farli agire, appunto, anche perché da un punto di vista artistico è proprio questa il desiderio di fare l'attore nasce dal fatto che vuoi interpretare ruoli diversi, insomma. Ecco, a proposito di questo, lei mi chiama proprio la domanda che gliel'hanno fatta centinaia di volte, no? Un medico in famiglia, il massimo della popolarità, perché la televisione comporta anche questo. Lei giustamente più di una volta è stato sincero, insomma, ha detto che c'è questo il rischio dell'identificazione, ma è un problema più per l'attore, che alla fine si confonde, diventa troppo personaggio, è un rischio del suo pubblico? No, in realtà il problema, io capisco che il pubblico, se vede uno spettacolo, cioè uno spettacolo teatrale, quanti saranno a vederlo, no? In una platea televisiva, soprattutto la serata di Rai 1, sarà molti di più. Quindi non è tanto questo. E capisco anche che uno dica, ma come, Scarpati, stai avendo successo, eccetera, dovresti essere contento. Però c'è una parte d'artista in ciascuno di noi che vuole sempre sperimentare cose diverse, che vuole andare anche in altre direzioni. Allora, quando magari ti propongono ruoli tutti simili e in un'unica direzione, ti sembra che ti manchi qualcosa. Detto questo, il successo non ha
controindicazioni, assolutamente. Ci siamo salutati col pubblico qui facendo parecchie foto prima di iniziare questa serata e mi pare, e la cosa bella è che molti mi dicevano: sono cresciuto con un medico in famiglia. Questo dal mio punto di vista è anche un motivo d'orgoglio, perché penso alle persone che ho accompagnato in tante serate magari a casa con tutta la famiglia, quindi è una cosa che ovviamente mi riempie di gioia, e credo che sia giusto anche ringraziare di questa grande opportunità che ho avuto di fare questo personaggio. Detto questo, io non mi stancherò di tentare di fare anche altre cose. Anzi, forse è questa popolarità le ha permesso anche di scegliere personaggi come magari all'inizio della sua carriera non poteva fare. Sì, soprattutto in teatro, la possibilità di fare magari spettacoli. Mi ricordo appunto L'Idiota di Dostoevskij parecchi anni fa, la scelta di fare uno spettacolo di Dostoevskij in teatro, 3 ore di spettacolo quasi. È chiaro che, voglio dire, se non avessi una base di popolarità sarebbe difficile che un produttore ti dice sì, facciamo Dostoevskij, no? Quindi mi rendo conto di essere privilegiato anche in questo. Però, come nel caso appunto della Giornata Particolare, che lo dico l'ultimo anche se spettacolo che, sarà. Che è l'ultimo spettacolo, che è la terza stagione, che riproporremo anche il prossimo stagione, facendo un giro tra la Sicilia, a Genova, poi magari in Romagna, viene anche eccetera. Qua. Noi abbiamo riconquistato il Cineteatro da poco qui a Sapri, c'è, ecco, un'altra Policastra. Buona a sapersi, quindi magari volentieri, perché è uno spettacolo bellissimo, è tratto ovviamente è la storia del film di Ettore Scola e Ruggero Maccari, scritto da Scola e Maccari, ed è riproposto così come loro hanno scritto, con le stesse battute e tutto quanto, ed è un testo molto bello, molto poetico. A me piaceva moltissimo il film e alla fine ci siamo decisi a farlo in teatro insieme a me, Valeria Solarino, e la regia di Nora Venturini, e un gruppo di attori bravissimi con i quali noi facciamo queste tournée, che sono anche tournée piacevoli, anche un po' culinarie, perché alla fine ogni volta dopo lo spettacolo si va a mangiare e alla fine... Classico. Sì, e devo dire che però, siccome io tendo a essere patito di dolci, eccetera, allora si vendicano facendomi delle foto mentre mangio e le mandano a mia moglie, che è la regista dello spettacolo. Quindi io vengo scoperto anche grazie al tradimento di colleghi. Però così la tiene sotto controllo sua moglie. Non posso ingrassare, ecco, questo sicuro. Allora, a proposito di teatro, io ho letto da qualche parte che sua madre, insomma, le diceva che il teatro è il luogo più consono a lei. Ma lei quale ritiene, visto che ha fatto cinema, TV e teatro, il luogo più consono? Mia madre lo diceva perché era napoletana e quindi era obbligata proprio dal fatto di essere nata a Napoli. Ma a parte gli scherzi... io ho iniziato il primo spettacolo che avevo 12 anni a teatro, poi a 16 ho fatto una scuola di recitazione e poi a 18 sono entrato in una cooperativa teatrale, di come quelle che si facevano appunto negli anni 70, per cui facevi spettacoli dappertutto, negli ospedali psichiatrici, c'era questo desiderio di portare il teatro un po' ovunque. Quindi il teatro chiaramente è perché è una grande emozione, perché è la possibilità di poter confrontarti tutte le sere, e vi assicuro che ogni sera è un'esperienza nuova, esci dallo spettacolo con una battuta in più, con una capacità magari di aver scoperto qualcosa del personaggio che non avevi scoperto prima. Il teatro è qualcosa che la platea ti restituisce tutte le sere. Se una sera sei fiacco e non hai energia, la platea ti restituisce la tua fiacchezza. E non esiste il buon pubblico e il cattivo pubblico. Siamo noi che sbagliamo quella sera. Il pubblico è sempre giusto. Il cinema invece non ha questo rapporto diretto. Però con il cinema, capisci, sai cos'è? È che tu, a me piace molto il cinema perché ti devi costruire tutto il personaggio facendo ovviamente scene che non sono collocate nell'arco temporale del racconto, quindi non come a teatro che tu inizi alle 9 e racconti tutta la storia, e facendo però, dovendo fare tutto questo mosaico, devi costruirti tutto il percorso, anche delle scene che non hai girato, immaginartele, quindi è un lavoro di costruzione molto bello. Io appunto, tanto per citare Giudice Ragazzino, ma ricordo che andai a Agrigento qualche giorno prima per perfezionare, grazie all'aiuto anche di Roberto Nobile, un collega di Ragusa, attore ovviamente noto, il mio siciliano, e però anche e soprattutto per cercare di sentire un po' quell'aria di quelle parti lì, di capire meglio. E la prima cosa che feci fu
nella camera di albergo dove ero ospitato, di immaginare un uomo, un magistrato che ha un mafioso, diciamo così, sopra di lui, e dovere l'attesa di Livatino per aspettare che la persona fosse uscita, cioè che questo capo mafioso fosse uscito di casa in modo da non incontrarlo. E quindi immaginavo questa attesa, mi sono messo seduto così con la borsa che aveva il magistrato, e in questa posizione molto di chiusura, proprio perché davo l'idea di un uomo piccolo, giovane, ma accerchiato delle responsabilità, caricato di un peso maggiore. E allora tutti questi ragionamenti sono ragionamenti che magari forse non servono in maniera immediata, ma servono per farti capire che devi fare un percorso, il tuo io deve fare un percorso da te verso la persona che stai interpretando, e in questo percorso è anche la cosa meravigliosa di questo mestiere, perché scopri tante cose. Ed è quello che arriva poi al pubblico, insomma, da quello che vediamo. Io non posso non soffermarmi su una cosa molto bella, cioè il suo legame con il Cilento, perché appunto noi sappiamo che lei da tempo sta a Licosa, a Castellabate, invece a Villamare è la prima volta che viene? È la prima volta, ahimè è la prima volta, sono da Ascari, ho fatto un po' di giri qui intorno, ma anche perché per il legame che ho con questa terra, che è molto antico, perché mio nonno, che viveva a Napoli, scoprì negli anni 30 questo posto meraviglioso sul mare, tra Punta Licosa e San Marco, prese casa, e poi lì, quando mia madre si sposò, prese una casa sempre lì vicino, e noi passavamo 3 mesi, però all'epoca, siccome c'erano ancora i contadini, li facevamo la vendemmia, facevamo i pomodori, facevamo i fichi secchi, cioè, ed era una vita veramente inedita per un ragazzo cittadino, un bambino cittadino, per cui per me era una scoperta continua anche di altre cose, c'erano ancora i contadini e li ho visti, ahimè, quasi tutti emigrare, andar via, e una in particolare, una ragazzina con la quale mi ero fidanzato, io avevo 5 anni e mezzo, quindi già un uomo maturo, lei ce n'aveva 5, e io la accompagnai insieme ai miei genitori alla nave che la portava in America, quindi voglio dire, e tante storie ci sono in questa tradizione, tante cose, e mi fa piacere che questo festival di Villamare voglia dare anche alla cultura uno spazio in più per dare più, credo che il Napoli segnato, sì, e voglia dare più forza anche alla cultura, e quindi far diventare queste occasioni non solo un'occasione perché i registi di corti, gli attori che interpretano i corti possono avere uno spazio maggiore di visibilità che serve a crescere, anche a capire appunto certe genialità, ma anche dare alle persone che vengono qui anche a villeggiare o quelli che abitano qui un'occasione per magari vedere un'altra cosa. Quindi tutto questo è tutto quello che va in più, e secondo me, siccome questa terra ha riscoperto questo, riscopre il piacere anche del mangiare, perché qui si fanno nel Cilento, le specialità cilentane sono buonissime, ha riscoperto anche il vino, anch'io facevo il vino da piccolo pigiandolo nel tino, non era di grande qualità, però era genuino, questo sicuramente, e c'aveva l'odore dei miei piedi, quindi non potevo non amarlo, però per dire, secondo me invece scoprire la tradizione, scoprire le cose che mettere insieme anche la cultura è un misto, secondo me, che sarebbe giusto far crescere poi questa regione per farla decollare ancora di più. Ecco, di questo, proprio lei che ha visto questo Cilento, come è cambiato, ma ha compiuto dei passi avanti, c'è ancora tanta strada da fare rispetto a tanti territori però più noti, diciamo. Sì, questo deriva anche dalla capacità di fare, diciamo, lo dico alla vice sindaca, di fare squadra anche con gli altri paesi, perché non è detto che un paese debba soltanto pensare a se stesso, cioè si fa, come dire, per esempio questo lo si fa, e lo dico anche alla giuria, anche ai teatranti, per esempio, no? Se un teatro va male, il vicino teatro dice sta andando male, come se la cosa potesse dargli giovamento, invece no, se va bene uno va ancora meglio anche l'altro. Stessa cosa per i film, no? Quando incontri un regista oppure che ha fatto un film e non è andato bene, lo so, cioè, no, fai tutto quanto così, ma in realtà
non si fa sufficientemente squadra. Nel cinema, nel teatro, nella cultura, nell'arte bisogna considerare che siamo tutti insieme una forza che può creare lavoro, consenso, crescita culturale, insomma, diciamo così, abbiamo tutti i numeri per poter essere un paese numero uno. E fare un film nel Cilento? Ce ne sono stati. Ma guarda, io purtroppo non ho la, la pretesa di fare il regista, non so questo fatto, ho una scuola di recitazione a cui tengo molto che si chiama Percorsi d'attore e mi prende molto perché l'insegnamento è qualcosa che mi piace e mi piace soprattutto che non si dica ai giovani di oggi, come qualche volta fanno i miei colleghi, no dai che ti metti a fare l'attore, ma perché? Perché non dare, hai un sogno, noi l'abbiamo realizzato, dobbiamo dare alle persone che hanno questo sogno la possibilità di sperimentare e provare a vedere se riescono anche loro a realizzarlo. Quindi un po' meno cinismo, un po' meno negatività. Cerchiamo di tirar fuori le energie positive, perché questo paese non si, non si risolleva se non abbiamo tutti la voglia di riscattarlo dalla condizione magari un po' difficile in cui si trova. Grazie, grazie davvero, una bellissima testimonianza quella che ci ha dato. Noi come Villamare Film Festival vogliamo premiare la sua presenza qui, per noi è stato un grande onore averla qui, diciamo quindi, che porta anche fortuna nell'aprire questa sessione. Quindi questo è un premio alla prima parte della carriera, c'è una seconda parte anche. Ancora, vabbè. Questo è un incentivo a fare ancora di più e meglio. Ecco qui, questo è proprio un ricordo del Villamare Film Festival, premio alla carriera a Giulio Scarpati. Beh, è un bellissimo premio che spero di riempire di alici abbottonate, di parmigiane, cioè, e di mangiarle di nascosto. È giusto. Grazie. Ma di riempirlo anche di contenuti, perché so che oltre al teatro farà altre cose, anche TV, cinema, la vedremo ancora. Sì, 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 no, ci sono tanti altri progetti, ovviamente sto cercando proprio le cose un po' più strane. Ho finito di girare un cortometraggio a Milano che sarà insomma pronto tra poco, non era in tempo per questo festival, ma sono molto contento perché sono ragazzi e qui sono porta due. Fortuna anche e al Napoli mi sa perché e quindi secondo me niente, spero proprio che invece questi cortometraggi possano essere una palestra anche per far vedere emergere nuovi talenti di registi, di giovani attori e tutto. Benissimo, grazie, io la ringrazio ancora. Grazie di essere stato con noi, ci vedremo. Arrivederci. Arrivederci. Lo restituisco. Giulio Scarpati, facciamogli un grande applauso perché oltre alla sua bravura, capacità interpretativa, è davvero una bella persona, l'abbiamo imparato a conoscere già in questi giorni in cui è stato davvero disponibile anche con 105 TV per insomma, le interviste che ci ha rilasciato, per la simpatia e ora l'avete visto anche voi.